un amico di tante imprese, soprattutto erotiche, che è il cavalier Berlusconi, che io ammiro e difendo per il suo privato. Se mai visto nessuno indagato e condannato perché scopa donne consenzienti? Qui abbiamo uno che ha dato al mondo dell'amore tutto quello che poteva dare, condannato perché ha amato donne consenzienti, le quali hanno anche tratto qualche beneficio. E non sono prostitute, ma una categoria più alta, di cui il simbolo è sua moglie che lo ha abbandonato, mantenute, categorie altissime, nobilissime. Ma com'è possibile? Arriviamo poi al massimo del vuoto, chiamare in albergo, chiamare un nome con la denominazione dell'albergo, 5 Stelle. Molti di voi saranno in alberghi 5 Stelle, qualcuno 4, siete piccole industrie, qualcuno 3 Stelle, ma noi le stelle le usiamo per qualificare i ristoranti, gli alberghi, e tu dai un partito, un nome che non vuol dire un cazzo, meno che un cazzo, e una quantità di cazzoni votano quei coglioni, è intollerabile. E perché lo fanno? Ho capito anche questo, perché l'elettore si specchia in quello che gli assomiglia, quindi più vede un coglione più dice: ma come me, lo voto anch'io. E ha il genio di Grillo, che non è un coglione, e aver fatto, trasformato quello che nessuno è riuscito a fare, la merda in oro. Perché cosa faceva un dissenziente che fosse andato a votare per paura che poi il suo nome avesse registrato, c'era ancora uno stato di cui bisogna andare a votare, era irritato contro il potere, scriveva merda. Il voto era nullo. Scrivi Grillo, il voto è utile. Quindi Grillo è il volto nuovo della merda. È la merda utile. È impressionante.